Carnevale di Fano gioca d'anticipo e vince, almeno sul tema dell'edizione, sul Carnevale di Viareggio. Il tema scelto, che ha animato le matite dei disegnatori dei bozzetti del Carnevale fanese, è i colori delle donne ed un carro che sarà realizzato e dedicato alla figura di Frida Kahlo. È di queste ore l'annuncio, poi, che la pubblicazione da parte del Carnevale di Viareggio del tema dei bozzetti è, guarda caso, il tema giusto appunto le donne, ed un carro sarà proprio realizzato sulla figura di Frida. Ma il Carnevale di Fano edizione 2019 si presenta con tutte le carte in regola per essere un carnevale che segna il cambio di passo. Punto primo, le tempistiche. Dal 1° di agosto, cosa che nel recente passato non è mai accaduta, i carristi possono mettersi all'opera per la realizzazione dei due nuovi carri che sono stati commissionati dalla carnevalesca in base alla classifica dei bozzetti. Quindi lavoriamo d'anticipo, i carri sono già operativi, nel senso che hanno già il via le due associazioni per i due carri che sicuramente verranno realizzati. Punto secondo, la tematica ispiratrice. Questo è un passaggio obbligato nel senso della qualità che va inteso per animare le matite e l'arte dei carristi. Una commissione di grandissima qualità, e quindi da quest'anno il punto di svolta per guardare appunto al futuro con qualità, professionalità e correttezza in tutte le operazioni. Le mascherate di carri di seconda categoria, si pensa a qualcosa di più ampio respiro per dare un coinvolgimento a livello regionale della manifestazione. Quindi proporrò ai colleghi consiglieri un concorso, spero regionale, per l'aggiudicazione delle mascherate, delle quattro mascherate. Vorremmo fare quattro mascherate, ognuna abbinata ad un carro. Adesso, a brevissimo, finito agosto, mi rivedrò col consiglio e vediamo se riusciamo a fare questo, ecco, anche qui un cambio di passo per ricoinvolgere appunto soprattutto i fanesi e la città, ma anche chi vorrà fuori dalla nostra città. Ed infine il più radicale dei cambiamenti, con tutte le incognite del caso, ovvero sia l'ingresso a pagamento per la prima volta dopo tanti anni. Passaggio inevitabile, come abbiamo sempre detto, proprio perché i costi soprattutto delle chiusure di sicurezza sono lievitati, e quindi questo sarà un aiuto, perlomeno ci proviamo, lo vediamo, quest'anno è l'anno zero, quindi partiamo da 1 euro a 10 euro il massimo, quindi non credo che ci saranno grossi sconvolgimenti per nessuno. Tutto fa presagire quindi ad un'edizione da ricordare, ma sarà quel che sarà, lo vedremo. Per intanto godiamoci questa piccola vittoria. Fano 1, Viareggio 0.